Qua abbiamo l'ispettore Santoro Buonasera, buonasera. e l'assistente Ernesto. Come Buonasera, vedete, buonasera. adesso li riprendo, iniziamo il turno insieme a questi ragazzi. Ok. Allora, io ho la telecamera, la GoPro attaccata alla volante. Se vedete il reportage, lo vedete. Sì. Allora. Ho attaccato la GoPro sopra la volante, ragazzi. Sta a posto, report. Sì. Adesso Ok. stiamo con la GoPro, ragazzi. Perfetto. Oh. Ciao Simone Palumbo. 21 San Basilio. Ah, MaxiTuber. Senti, noi stiamo uscendo da una Grande struttura, eh. MaxiTuber, ragazzi. Giuseppe Renea vuole salutare Gigi. Ciao carissimo. Ok. Questa GoPro si muove un po', però dai, dà l'idea di GoPro un po'. Sta sopra. Noi adesso stiamo seguendo un modulo, insomma, abbiamo già delle zone prestabilite. Abbiamo comunicato alla 21 Esattamente. che siamo usciti, sì. Sì, ho già Ok, comunicato alla perfetto, doppia vena, insomma. perfetto, perfetto. Qua ci sono i ragazzi, sono esperti, c'è un ispettore e un assistente, per cui io non so niente, faccio semplicemente un video. Segnalava i più sospetti al processo metafora. Vista due soggetti. Spada Raccolta, che 50 cos'è? e insieme a una pattuglia di terra di supporto convergono al processo metanfetamina. Vai, processo San collegato, un Basilio. tom. Avanti, copiato la nota del fiamma. Subito. Copiata, ci stiamo portando. Bene, ricevuto. Appena hai qualcosa, riportami Allora, l'assistenza. processo Adesso meta, marci tu giusto? e porto il collega in cucina Sì. per cambiarti e sei di nuovo operativo. Buonasera, San Giovanni 2, ricevuto, riportami il centro. Come vedete è arrivata una comunicazione radio. Collega, ho attivato il TomTom. Vai. Dai, piava pontina, tanto non ci stanno manco da tre Sì, ma secondo me non ci sta nessuno, ma. atti. Ma che cazzo ci sta che solca? L'hai visto, ragazzi? Sei stato pronunciato adesso in basso di vista. Ciao Vai. Antonio. Ciao Fabio, attenzione, c'è l'azione, Lui. vediamo. Vai, vai, vai. Dov'è? Questa macchina? Innanzitutto ti levi. Senti, Senti, lo non controllo controllo sul sul posto, posto, fermati fiamma un poco. 98. Arresto Aspettiamo. Ademir. Mi arrendo. Fiamma sulla veglia per trovare l'altro Cos'è che crocevole. volevi il motorino? Ma l'abbiamo Guardate, preso, sì. fiamma 98. Oh, un arresto in diretta, ragazzi. C'è un arresto in diretta. Attenzione, Uno ce attenzione. l'ho io, Cosa l'altro sei? l'ha lasciato Vai, vai, vai. mezz'ora. Fu veloce, veloce. Montiamo. Aspetta, Non mi va. Vai. firmi, sennò dovrò contattare il mio Oh, ho avvocato. sbagliato la No, gente. report. Basta avanti tu, report. Quello Basta che avanti, deve fare un report. controllo di Vai, vai. sopra col Sì. blindato. Vado Aspetta, io, aspetta, vado io, aspetta, vado io. aspetta, aspetta. Posso? Vado io. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Monta, monta. Collega. Ok. Vai, stai dietro, Ernesto. Ma Come buono, vedi non mi ha fatto l'assenza sì, di però. tiro? Andai, mi sa, qua. Collega. Vai. Ah, ecco lì, punto. Ah, andiamo in questura. Questura? Mi ha Sì. arrestato in diretta, ragazzi. Cosa volete di più? Fiamma Siamo a San San Basilio. Basilio. Senti, Senti, dove dove te te lo lo portiamo? portiamo? Guardate che io conosco Razio. Razio. Senta, Sì. lui si è costituito da solo, ha detto arrestatemi. Razio non perdona. Probabilmente sta coprendo la fuga dell'altro. Avete preso anche quello che scappava a piedi, Senti, andate a io me lo recuperarlo porto in in questura, questura, vai. dai, Mi questo. sentite? Mi sentite? sentite? Vai, silenzio, sta zitto. Stato zitto. Oh, mi Oh, scusi, mi però scusi, questi però questi termini Allora lo porto sono un in po' caserma, esagerati. silenzio, 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 un attimino, Ok, solo un attimo, vado a solo un attimo. parlare al bagagliaio. Con l'appiedi verso dove si dirigeva, l'avete preso? Allora,
Abbiamo dato un diretto. Ragazzi, le monete mi stanno facendo fermare la circolazione. Anche base che sfuggi, solo che non abbiamo il termico noi. Come vedete io non posso stare dietro, c'è l'arrestato, ci deve stare l'assistente dietro. Cosa ci stanno i lavabili? Mi dispiace l'assistente. Anzi, un ispettore, reporter. Non è una... Va bene. Grado. Collega un ispettore con me. Ah, l'ispettore. Sì, sì. L'ispettore Ernesto, l'ispettore Ernesto. Ma no, fagli qualche domanda all'uomo. Mi scusi, ma... Scusi, che ci facevi lì sul posto? Cosa... quello che potete immaginare. Non mi nascondo, mi sono arreso infatti. Che stavo dicendo prima? Le stavo dicendo che... No, spa. No, niente, che mi sono arreso questo. Ah, ok, no, l'ho interrotta perché non potevo parlare in quel momento. Sì, no, non si preoccupi. Quindi lei si è fatto arrestare volontariamente perché? Stava nascondendo qualcosa? C'è qualcun altro che era lì sul posto? Avanti. No, ero solo e quindi però trasportavo della merce. Sono amico di Giuseppe, non so se lo conosce. Ma conosco tanti Giuseppe io. Allora, ragazzi, aspettate che siamo in un'azione. Giuseppe Robbiano, non so se lo conosce. Ma non mi è nuovo il nome, però. Ah, ok. Ragazzi, c'è anche, come vedete qui, la polizia penitenziaria. Io mi metto qua da parte perché ovviamente stanno facendo le loro... vai, aspetto, va. Prego, venga, reporter, venga, non è pericoloso l'uomo, venga. Ma io non ho metto lo scotch. Stanno ubriachi. Ok, adesso siamo in servizio regolare. Non c'è nessuna segnalazione, vero ragazzi? No, no, 113 ancora non c'è segnalato. Blanco al macello, alla Latina. Stiamo cercando di capire che ci fa qua e dice che sta lavorando. Macello con Latina. Una McLaren, vestito di nero. Cioè questo è lavoro al macello con una McLaren. Accidenti. Certo, è wow, una bomba diretto. Stiamo proprio una paccia. Ma signore, stasera è proprio... è molto... Sì, ma è strano perché la carta comunale mi assegna 95 cristiani. Ero strano. A voi, cioè, un'auto... Non lo so, è un po' strano. Un'auto di questo calibro al centro di Roma non l'ho mai vista. Davvero? Io procederei con un controllo, collega. Dici? Sì, boh, seguiamo, vediamo un attimo. Se il caso. Controllo in diretta, dai. Quindi mettiamo gli esperti, ragazzi. Rispetto calcio palattine, Ok, ripeto, c'è un signor Manny Blanco dentro il macello che afferma di star lavorando sotto vestito di nero con una McLaren al macello. No, salga, riporta. La posizione di terra vuole può accostare per piacere. A destra, fuori, linea distributore, distributore. Entra nel distributore, va. Sì, ok. Posso andare? Vai. Vada. Il distributore. Vai. Sì. Siamo sulle strisce. Un fermo in diretta. È un lavoratore, che fa? Sì, sono un minatore. Minatore. Può bastare il tardi, l'ho fermata appunto a Roma. Queste auto di questo calibro non ne vediamo spesso, quindi vogliamo un attimo capire... Certo, ok, se vuole mi dica. Cioè, no, giusto il documento e la patente, la carta di circolazione. Un attimo solo, gliela do subito. Prego. Prendo il portafoglio un attimo. Ecco lei la carta d'identità, agente. Collega, tenga, Ryan Cooper. Ryan Cooper, un attimo. 21 San Basilio. San Basilio? Senti, Ryan Cooper. Le passo anche la patente.
Tenga, le ridò la carta d'identità. Ecco lei la patente, agente. Sì. Ho preso la carta d'identità. Ripeti? Sì, bella cortesia di ripetere la comunicazione, grazie. Vai, Ryan Cooper. Ryan Cooper arriva. Ciao Cristian. Come vede sono anche vestito, sono... stavo andando al lavoro. Ok, attendo un attimo. Madonna, Antonio, stasera... come va? Sta telecamera pesa dopo un po', eh. San Basilio? Allora, Ryan Cooper pregiudicato possesso di armi illegali, rapimento e rapina mano armata. Qui quella 56 si porta in porta aerei per un cambio di velivolo. Agente, può scendere dalla macchina, gentilmente? Ma certo. Facciamo una piccola perquisizione in loco se ci dà l'autorizzazione. Sì, 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 certo, tanto. Ma una domandina, perché abbiamo controllato il suo nominativo ed è pieno e sporco come veramente una paletta carica di sporcizia. Ma ciao, Giovi. Vecchi tempi, ormai ho capito che non si fa più queste cose. Beh, giusto per sicurezza, si spiacci contro l'auto. Quella che fa lei? Fai tu, vai Antonioli, che sei un pro. Requisizione in diretta. Non ho questa sotto controllo, ho preso sulla macchina da pulire. Può andare. È stato un piacere, arrivederci. Grazie sempre per il servizio che fate. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Bene ricevuto. La facciamo aggiungere la patente alla 21? Sì, farà aggiungere. 21 San Basilio. Ok ragazzi, quindi raccontateci cosa avete fatto. Un fermo? No, un fermo, sì, guarda, era un database, l'ultima vecchio, patente, una vecchia carta, insomma. Vecchio pregiudicato, un fidina penale ripulita, giusto un controllo ordinario sul veicolo di grossa stazza. Scendi le porte? No, io penso con la GoPro qua davanti. Così. Salve. Salve. Senti, com'è che ci sta seguendo? Sono quattro volte che ci sta seguendo. Alla quinta ci sequestriamo la macchina e te buttiamo in galera. Per quale motivo? Per quale motivo? Perché ci sta a seguire? No, sto seguendo. In realtà sto solo facendo un giro per la città. Ciao Matteo. Lo stesso giro l'hai fatto 3-4 ore. Non può dirmi assolutamente niente. Domani credo di sì, ragazzi. Vabbè, dai, dammi i documenti. Se le sembra che adesso la sto pedinando, allora mi sa che è qualche... non lo so. No, ispettore, voi avete visto la stessa cosa? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi collega signore... dietro? Sì. Ok, allora siamo due strunze. Vabbè, ci dai il documento, dai, senza problema, basta finire. Senza polemica, dai. Per piacere, sempre per piacere, mai per... No, beh, sì, quello era. Ok, vai. Ma da dove pigliano questi soldi? Ferrari, Porsche... Gabriele Novellati, nato il 13 dicembre 98. Novellati ricevuto. San Basilio 1, da Doppiavella a San Basilio. Avanti 21. Allora, attenzione, Novellati Gabriele, ricercato, ripeto, ricercato, pregiudicato chiaramente, possesso di sostanze stupefacenti e fini di spaccio, abbandonato anche un veicolo. Può scendere, gentilmente. Patente, le porto d'armi, ripeto, ricercato. Può un attimo alzare le mani, che c'è un attimo perquisizione. Forza. Ispettore. Uè. Ha sentito la radio? Certo. Ok. Io direi di prendere tutte le precauzioni, insomma, del caso. Assolutamente eh? Sì, assolutamente sì. In caso ce lo portiamo. Mi scusi, ma qua al minimo... Okay, minimo... Eccoci. Un problema muscolare, eccoci. Allora, sì, collega, può ammanettare il collega per piacere, signore? Sì, un attimo. Mani in alto, per favore. Mani in alto, per non piacere. Deve, da adesso in poi non ha il diritto di parlare. Qualsiasi cosa dirà, ve l'ho usato contro di lei, eh. Scusi, ma per quale motivo almeno? Ora la portiamo in questura e poi lo vedrà. Prendete la macchina, anzi, chiamalaci. Ok. Un attimo ragazzi, che devo andare un attimo a fare una cosina, un attimo. Allora, le sto prendendo documenti, radio, insomma, telefono cellulare e le SIM addebitate. Ok, d'accordo. Sto chiamando l'ACE. Reporter, per favore. Sì.
Va bene, ricevuto, attenzione, mi raccomando. Avete bisogno di aiuto? No, no, però adesso no, sembra pacato. Vada pure avanti. Siamo arrivati a destinazione. Comunque, ragazzi, arresto siamo... in diretta, cioè cosa volete siamo di più? Fermo, non è arresto. Fermo, ragazzi, in gergo ovviamente terra. Che ragazzacce qua. C'è ragione. È un fermo, non è un arresto, ragazzi. È ovviamente ricercato, quindi non è... Quindi non so. Vabbè, hanno paura di me. Ho capito, ci hanno paura di me. Allora, vabbè. Allora, siccome c'ho la faccia brutta, io alzo le mani e arrestatemi perché ci hanno paura. Facciamo no, come così, ti ragazzi. Chiami? Ragazzi. Dimmi come ti chiami. Giuseppe Robbiano, qual è il tuo lavoro? Il mio lavoro è minatore. Vogliamo andare in ufficio? Se volete mi cambio. È il minatore, siamo sicuri? Grazie a cavolo. E allora perché mi minacci dicendo che devo assolutamente chiamarmi? Io ti ho minacciato. Io l'ho minacciato. Fermi. Va bene. Scusi. Io non ce la posso fare. Allora ragazzi, basta. Minatore, vengo con me. Vengo con le scatole, arrestatemi. Io non ce la faccio più. Questa, se è giustizia di questo paese, arrestatemi. Allora, collega. Terrorizza il minatore. Oh, vedi, hai delle camere. Quindi... Sì, il signore va ammanettato. No, ma che è il signore per caso? Giuseppe Robbiano? Sì, va ammanettato il signor Giuseppe Robbiano. Perché siamo... Perché hanno ammanettato uno? Perché mi è stato ammanettato, scusate? Perché semplicemente abbiamo dei fatti concreti in questo momento di messaggi suoi. Quali fatti concreti? Ah, ma lei è signor Robbiano. Salve, chi è? Con chi è stato a parlare? Qui, va, io. Ma come? È famosissimo comunque. Lei è famosissimo, Madonna, lei. Madonna, è famoso. Salve, qua, la vede, Salve. Dove? Qua, non lo vedo. Mi vede. Ancora vigilanti, ancora sì, no, raga, allora innanzitutto vorrei subito un avvocato. Signor Robbiano, dove stanno queste cose? Allora, mette le mani giù, dove mettere, dai. Allora, dove stanno queste prove? No, voglio capire. No, sì, Gabriele. Ragazzi, buongiorno, dai, restate. Allora, scusate, un agente se può mettere al soggetto, al signor William Manci, perché... No, ragazzi, però vabbè, non è possibile. Agente, può no, scusate, perché mi state portando via, signori? Ma non c'è una... Signor agente, mi scusi. Oh, carissimo, scusi. Ma mi riconosci? Ma perché? Ma perché state portando un amico? Ma guarda quanti sono. Scusate. Abbiamo i fatti, quindi lasciateci fare il nostro lavoro, grazie. Ma non ha fatto niente. Lo vedremo. E procediamo a... Reporter. Ma cosa, ragazzi, cosa ho fatto? Marco. Mi dica. Niente. Entra. Sì, eccomi. No, davanti, davanti. Suonavo. Ma ragazzi, però mi dovete spiegare una cosa, cioè, non potete far così, raga. Ragazzi, non potete fare questo. Ascolta. Cioè, allora, agenti. Ma quali posso sapere quali prove sono? Può un attimo, dare un attimo. Il signore qua dietro di noi ha aperto il fuoco, abbiamo battuto tutto qualcosa in qualche modo. Io con la felpa ho battuto il fuoco. No, non parlo con di lei, parlo del signore qui dietro di noi. Questo stiamo aspettando. Signor vigilante, un secondo solo che il colonnello sta aspettando delle risposte. Il signore è qui, è stato difeso. Va bene. Siete voi che avete aperto un altro stato di fermo, ragazzi, in diretta. No, signore, è stato lei. Ma se voi non avete sparato mentre io stavo a correre, poi mi sono messo a ripato perché... Paolo, poi la toglieremo. Sennò ci vediamo in caserma. Ma l'ispettore dove sta? Ricevuto. È qui che guida l'ispettore. Ma l'ispettore dove sta? Sì, colonnello. Siamo due ispettori, chi dei due vuole? È duro? Sta guidando. 21 avanti. Esatto, Silvio, come li raggiungono tutto a posto? Sì, ora stiamo portando in... Buona per truffa. Ma mo mi spiegate. Adesso dobbiamo fare degli accertamenti. Cioè, nulla contro di voi, Io non posso parlare, ragazzi. No, ma io voglio assolutamente anche un avvocato per cortesia, perché a me non mi è stato spiegato niente, sono stato ammanettato e basta, non ho fatto niente. Vabbè. No, vabbè, lo dico io. Scusate. No, vabbè, lo dico io perché sono arrivato là e non ho fatto niente. No, vabbè, lo dico io. No, vabbè. Perché io ho staccato da lavoro e no, vabbè, lo dico io. No, certamente, però se noi abbiamo tutti i testimoni che hanno... Ma quali testimoni? La finanza per le Signor Giuseppe, quali un testimone. Mo scende il testimone, le vado dentro. Un testimone, io vado dentro la stanza, un testimone, in un testimone mi stanno incriminando. Ah, è lui il testimone, ragazzi. Eccolo, in diretta. Testimone, Antonio. Eccolo. Lui è il testimone. Eccolo qua.
Prego, okay, okay, testimone. Al suo collega, aspetto, reporter, sì. Reporter, reporter. Sì, dica. Venga nella stanza accanto. Tutto a posto, adesso vi spiega perché. Ah, ok, da qua si vede, vero? La polizia. Ah, ok, da qua si io vede tutto. Semplicemente perché sa come quando il signore mi ferma in mezzo alla strada perché io sono con la mia semplice Hammer che sto andando al lavoro, che chiede al suo collega e poi rincontro la vigilanza, questa per muovermi lì proprio per le rapine che c'erano negli ultimi tempi. Okay, lei mi ha detto no, 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 la vigilanza, stiamo la vigilanza assolutamente stiamo assistendo praticamente un interrogatorio. Signore, adesso faccio un primo piano su lui. Perché ogni volta che loro sì, stiamo praticamente assistendo all'interrogatorio. Il signore sta accusando l'altro di falsa identificazione, praticamente. Quanto, si spaccia per il proprietario della fonderia. E cosa mi ha detto? Perché devi mettermi parlo? Questo è quello che sta inquadrando, è il minatore che praticamente sta accusando no, il signore no, di no, c'ho proprio c'ho un problema, il collega non si preoccupi, non sta ridendo. No, non sto offendendo. Ma... caricata la videocamera. Ah, ok. Ok. Se la batteria. Ah, perfetto. Quindi se ne aiuta. Quindi io me ne vado a casa. Vabbè, ma signor Giuseppe, facciamo così. Do la mano. No, no, no. Grazie ma per aver fatto io. Questo sentami, grazie a voi, Adesso ti faccio uscire alla prossima, okay. Non mancherà, non mancherà. Però appena sento perfetto. Ancora il suo nome in giro. Un caro saluto. Arrivano altre denunce che vengono a cercare, Perfetto, io lo saluto io, lo saluto io. Arrivederci. Un piacere. Allora, bene, di qua, di qua. Di qua, di qua. Arrivederci, reporter. L'accompagno.